Ciao! Volevo parlarvi di questo libro di Eri De Luca, Il nome della madre. Un librettino piccolo, si legge in un paio d'orette. Di che cosa parla De Luca in questo libro? Di Maria, Maria la madre di Gesù. E parla del periodo tra il concepimento, l'angelo, no? Il soffio angelico e la nascita di Gesù. Dei rapporti fra Maria e suo marito, Giuseppe, che accetta. Crede in Maria, no? No. A differenza di tutti gli altri nel loro villaggio, le donne soprattutto, figuriamoci, sì, figlio di un angelo, prendono in giro lei, anzi la maltrattano, la offendono. Giuseppe pure ha dei grossi problemi perché viene licenziato, apre una piccola bottega di falegname per conto suo, ma siccome è bravo, è più bravo di tutti, lavora, allora la gente che prima non gli rivolgeva neanche la parola, comincia un po' alla volta a rivolgergli la parola. Ed è la storia appunto del rapporto fra loro due che si amano, che credono l'uno nell'altra e sono convinti di andare avanti. E la parte più interessante, la parte più bella qual è? Innanzitutto questo rapporto fra i due. Allora, il libro è Maria che parla, no? Miriam che parla. E del suo amore per Giuseppe. Poi, quando è ora di far nascere questo bambino, casualmente c'è il censimento. No? I romani vogliono che tutti gli ebrei vadano a farsi censire nel luogo di nascita, Nazareth. Sarebbe. Allora partono Giuseppe e Maria su un asino, Maria che è incinta, abbastanza avanti, e se ne vanno. Quando arrivano a Nazareth non trovano posto da nessuna parte perché è pieno di gente che va appunto per il censimento e trovano posto in questa capanna. E siamo alla fine, è ora proprio alle doglie, Maria è in questa capanna con l'asino e il bue, come la storia la sappiamo tutti quanti, nasce il bambino Giuseppe, attenzione, è fuori. Giuseppe è fuori perché secondo la legge il maschio, il marito non deve... essere presente. Allora fa tutto Maria, taglia il cordone ombelicale, lo fa nascere, ha le varie doglie, le spinte, se lo mette al seno lo allatta e lo tiene con sé. Ed è l'ultima parte di questo libro è bellissima perché lei, Maria, è molto umana, no? Allora si dice a questo bambino e dice a chissà che in qualche modo ha deciso il destino del bambino, lasciamolo almeno per questa notte. Poi non sarà più mio, sarà del mondo, ma almeno perché stanotte lo voglio tutto io. E sta sveglia tutta la notte con questo bambino, gli parla continuamente e sogna, o meglio immagina, sogna nel senso così, vorrebbe che diventasse una persona normale, che non fosse poi neanche tutto sto granché di intelligenza, no? Si sposasse, facesse dei figli, facesse il suo lavoro, il padre le insegnasse un lavoro e non avesse un destino diverso da quello che hanno tutti quelli che nascono come questo bambino. Questo aspetto è molto umano. Poi dice alla mattina sarà nel mondo e poi dice anche lasciamelo per un po', non prendertelo subito, almeno fino ai 30 anni, quando sarà già adulto, quando potrà essere in qualche modo gestire il proprio destino. Ecco, questo è un libro, attenzione, una cosa molto importante, non va letto, non l'ho letto in termini religiosi, ecco, non è uno che legge il Vangelo da credente, ecco. È una storia, che si basa su quella che è la tradizione religiosa di molti italiani, cattolica, no? La storia di Gesù, della nascita, eccetera, però da un punto di vista molto, molto, molto umano. Eri De Luca è bravissimo, ha fatto più di un libro che racconta piccoli aspetti della Bibbia, no? E della maternità, qua dice l'enorme mistero della maternità, no? Molto 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 bello. E alla fine ci sono tre canti e uno dice, e questo ve lo leggo completamente, di chi è questo figlio perfetto, chiederanno frugandolo in viso, di chi è questo seme sospetto, la paternità del suo sorriso, è solamente mio, dice Maria.
di nessun'altra carne, solamente mio, solamente mio e solamente mio, finché dura la notte è solamente mio. Chi è questo figlio cometa? Chi è questo mio clandestino, spillato da fonte segreta, venuto al travaso del vino? È solamente mio, è solamente mio, è solamente mio. Domani avrà altro nome, adesso è solamente mio. Ecco quello che dice Maria di notte. Dimenticavo, sono andati a partorire lontano dal loro paese e a un certo punto dice Maria, noi ci saremmo andati lo stesso, perché voleva partorire lontano dalle donne che erano lì per vedere che faccia avesse questo bambino, a chi assomigliasse, non credendo assolutamente alla storia di un angelo che è venuto a portare questo seme a Maria. Ecco, bel libro, si legge in 2 o 3 orette di tranquillità, lo consiglio vivamente. Buona lettura.